La striscia positiva dell'Ischia Marine Club con la seconda vittoria consecutiva in casa, abbastanza netta per il punteggio, però nel terzo quarto avete sofferto forse più del dovuto. Come mai, secondo te? Ma sai, io sto capendo una cosa, che questo campionato di Serie B poi tanto tanto facile non è. Insomma, questa è la verità. Perché tutti ci danno per favoriti, tutti ci danno per favoriti. Intanto uno scenario che abbiamo visto a Salerno, abbiamo visto nella seconda partita con il Bari e in effetti lo stavamo vedendo anche oggi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questo campionato tanto facile non è. E che forse, chi lo sa, tutto questo, questa attenzione su questa Ischia Marine Club forse è un attimo prematuro, però comunque siamo molto contenti perché ricollegandoci a quello che ci siamo detti alcune settimane fa, noi insomma ci alleniamo con una grande tenacia, con una grande continuità, ma ci alleniamo comunque in quel retrocampo che vedete. E il Basilicata si allena in questo. Questo, diciamo, è quello che purtroppo in questo momento offre la città di Napoli, il comune di Napoli, e non smetteremo mai di ringraziarlo. Quanto alla correttezza, io notavo, guardando in controluce le partite che sono state giocate fino ad oggi, poi semmai mi darai tu conferma, io ho notato una correttezza di fondo, e questo a me fa veramente piacere. Fino ad oggi non ho visto brutalità. Non ho visto particolari tensioni, e questo vuol dire che c'è tanta, tanta voglia di giocare e chiaramente anche di vincere. Però c'è tanta voglia di giocare, questo è sicuro. E allora speriamo di continuare così. Intanto, come diciamo, l'Ischia vince ancora, sfruttando anche il fatto che poi qualche squadra rivale non ha giocato per un motivo o per un altro, tra rotazione e problemi invece di natura sanitaria per i contagi. Nel caso del San Mauro, siete al primo posto in classifica, dunque, volenti o nolenti, vi dovete tenere ancora addosso, diciamo, il ruolo di favorito. Sì, ce lo teniamo, ci fa piacere, chiaramente il peso è notevole, però come ho detto prima, questo campionato di Serie B non è facile, assolutamente. Se non ricordo male, ora riposiamo per un po' di tempo, dobbiamo solo augurarci una cosa, che quando ci rincontreremo, il colore delle nostre zone sarà diventato tendente al bianco, speriamo tanto, speriamo che i vaccini siano tanti, quelli inoculati, e speriamo soprattutto che subito dopo Pasqua possa darsi inizio ai campionati giovanili, che è la cosa alla quale teniamo moltissimo. E poi voglio fare un ringraziamento. Noi abbiamo uno dei nostri dirigenti al quale siamo molto legati, si chiama Paolo Bianco. Paolo si sta prendendo cura dei nostri portieri e li sta allenando. Lo voglio ringraziare, è sempre con noi tutti i giorni e tra l'altro è un mio collega, un bravissimo avvocato tributarista. Lo saluto con affetto, lo ringrazio a nome di tutta la società perché ci sta dando veramente una grande mano.